Allora, gli elementi basilari del regolamento nuovo sono quelli legati appunto al taglio dei costi, gli altri sono, diciamo così, minuteria. Esiste però una questione regolamento attuale. Si sente più spesso, insomma, frecciatine, battutine da addetti ai lavori, anche insomma, di un certo livello, dai piloti ai team manager. Chi dice, ah, nonostante abbiamo la moto inferiore ce l'abbiamo fatta, chi dice invece il 1200 è favorito, è una questione di pesi, è una questione di equilibri, è una questione di vantaggi, la pista ha solo due rettilinee e 20 curve, la pista è troppo veloce, cioè, questo diciamo, si riassume in una certa confusione anche da parte degli appassionati, che come appassionati portano al loro mulino quello che più gli conviene. In realtà la Ducati attualmente è concretamente favorita, al di là del pacchetto uomo-team che sta funzionando bene, a cui va reso tutto il merito che gli spetta. Io credo che la Ducati o le bicilindriche in generale possano avere delle caratteristiche più favorevoli in alcuni circuiti. Credo che le prestazioni di quest'anno siano molto dovute alla forma incredibile di Carlos Checa, che sta guidando fortissimo senza fare errori. Vorrei ricordare che l'anno scorso Max Biaggi ha vinto il mondiale con l'Aprilia vincendo 10 gare, tutti dicevano che era la moto era favorita, Si troppo guidava da solo. veloce. 2 anni fa ha vinto Ben Spies vincendo 14 gare su 28, ma nessuno ha detto che la Yamaha fosse una moto particolarmente avvantaggiata, eppure ha vinto metà delle gare Spies. Però tutti pensavano, giustamente, che fosse un grande pilota, molto in forma, con una moto particolarmente competitiva nelle sue mani, perché il suo compagno di squadra Tom Sykes, vabbè, era all'esordio, non ha fatto grandi risultati, e anche l'anno dopo la moto non ha fatto tantissimi risultati, salvo qualche sprazzo di Concracchiolo. Quindi credo che per fare queste analisi ovviamente bisognerebbe tenere presente anche la storia. Il regolamento attuale è in vigore dal 2008 e in 3 anni ci sono stati tre vincitori diversi, e credo che nessuno possa negare che Troy Bayliss, che ha vinto nel 2008 con la Ducati, Ben Spies, che ha vinto con la Yamaha nel 2009, e Max Biaggi, che ha vinto con l'Aprilia nel 2010, siano dei grandissimi campioni. Cioè, non è il regolamento che ha portato alla vittoria negli ultimi 3 anni, giusto? È questo che sta dicendo. Cioè, le vittorie sono state da pacchetto e non da regolamento. Secondo me le vittorie sono state da pacchetto, e anche quest'anno Checa sta facendo la differenza, altrimenti ci sarebbero sempre molte Ducati nelle prime posizioni. Invece, salvo il caso di Donington, quando Smerz ha fatto secondo dietro a Marco Melandri, e del caso di Miller, che è una pista particolarmente favorevole alle Ducati, che hanno fatto primo, secondo e terzo in gara 1, se non ricordo male. Mi sembra che sia Checa ad aver fatto la differenza. È ovvio. Sul fatto che le Ducati non sono uguali, è d'accordo? Non mi risulta che ci siano delle grosse differenze, se non per il fatto che le moto del Team Liberty sono delle moto dell'anno scorso aggiornate. Però, quando poi gli aggiornamenti vengono montati su una moto che è stata omologata nel 2008, che quindi è una moto che sta per finire il suo ciclo, non penso che ci siano delle grosse differenze, anzi non penso che ci siano delle differenze molto vaste, anche se non è mio compito indagare. È vero che quest'anno le quattro cilindri fanno più fatica, anche su piste che storicamente erano poco favorevoli alla Ducati, vedi Silverstone, l'ultima gara, e invece la Ducati con Checa riesce a fare la differenza. Quindi capisco che ci sia un certo nervosismo tra altre squadre, soprattutto pensando al nuovo modello Ducati, di cui si parla ovviamente tra gli addetti ai lavori e anche tra gli appassionati, per quello che si è saputo, che dovrebbe avere un motore con un alesaggio incredibile, quindi che potrebbe colmare il gap di potenza che oggi hanno le bicilindriche nei confronti delle quattro cilindri, che peraltro questo gap di potenza dichiarato di circa 15-20 cavalli non sembra,
affliggere particolarmente Checa e la sua Ducati, che salvo Monza hanno invece dimostrato di poter essere assolutamente sempre competitivi. È vero che questo è già causa di quello che si chiama, fra virgolette, braccio di ferro fra una casa che tornerebbe con una moto nuova, con appunto le differenze, il gap colmato, e un'organizzazione al quale verrebbe chiesto di mantenere il regolamento attuale, che invece vorrebbe tornare su un'altra strada? Queste cose... Ma no, in realtà è chiaro che è una situazione complessa in questo momento, anche perché stiamo parlando di una moto che nessuno di noi ha visto e che anche mi risulta sia radicalmente diversa per le scelte telaistiche. Quindi credo che uno dei vantaggi della Ducati sia una guidabilità eccezionale e la capacità anche di poter frenare quasi dentro la curva, caratteristiche che sono indipendenti dal motore e che fanno comunque la differenza in molti circuiti. È chiaro che c'è una preoccupazione diffusa tra le case che corrono con motori 4 cilindri, che una moto che è già competitiva adesso, altamente competitiva, con Carlos Checa, la 1098R, e che è una moto alla fine della sua storia sportiva, perché ovviamente viene sostituita sul mercato, che la nuova moto possa partire con un vantaggio troppo, troppo elevato, e quindi anche noi abbiamo la preoccupazione di mantenere sempre la competizione a livello bilanciato. Cioè, per riassumere, se va già forte questa e ci mantenete il regolamento, quella dell'anno prossimo che colma il gap, come andrà? Questa è la preoccupazione, giusto? Ma è una preoccupazione legittima. Non credo che la Ducati faccia una nuova moto per farla andare meno forte di quella che va a sostituire, anzi immagino che cerchino di colmare sul mercato il gap di potenza che hanno in questo momento con le BMW sostanzialmente, quindi arrivare vicino ai 200 cavalli nella versione stradale, ed è ovvio che ci sia una certa preoccupazione che questa moto possa diventare un oggetto imprendibile per tutti quanti. Non è nell'interesse del campionato ovviamente che questa situazione si verifichi, però stiamo valutandola con molta serenità, cercando di capire che cosa è giusto fare. Ducati ha già, come si dice in gergo, messo le mani avanti per diciamo così, avere rispetto di alcune garanzie regolamentari, mantenere una situazione simile a quella attuale, oppure è una cosa di cui non avete parlato? Ma no, credo che la Ducati abbia sempre espresso chiaramente qual è la loro posizione. Loro ritengono, dal loro punto di vista tecnico, che una bicilindrica e una quattro cilindri siano perfettamente paragonabili senza bisogno di penalizzare in nessun modo la bicilindrica. Quindi che una bicilindrica debba correre a parità di peso, cosa che sta avvenendo in questo momento, e secondo Ducati anche senza nessun tipo di restrizione. In questo momento le Ducati hanno un restrictor da 50 mm. Ovviamente la posizione delle case che producono moto 4 cilindri è diametralmente opposta, e quindi non è facile trovare una soluzione che accontenti o comunque renda tranquilli tutti quanti. Ci stiamo lavorando, sicuramente ci siamo resi conto che il sistema con cui il bilanciamento viene applicato, che è un algoritmo un pochettino complicato, probabilmente deve essere modificato, e anzi abbiamo già fatto una proposta in tale senso, in modo da paragonare le prestazioni delle bicilindriche, in questo caso della Ducati, non con le quattro cilindri come viene fatto adesso, mettendo insieme le varie marche, ma calcolando il migliore dei quattro cilindri dopo tre gare, e quindi paragonando le migliori Ducati con la migliore, i risultati della migliore quattro cilindri. E non con una media delle quattro cilindri. Non con la media delle quattro cilindri. Questo cambia non di poco, se teniamo conto di quello che succede con Kawasaki o mi sbaglio? Ma chiaramente abbiamo fatto delle simulazioni, e lo scorso anno, se il sistema fosse stato questo, la Ducati non avrebbe perso i 6 kg che ha perso, quindi evidentemente ci sembra che rifletta meglio quello che tutti vedono in pista, e quindi... Però non è un riconoscimento della non adeguatezza del regolamento?
non è questo che... Cioè, no, perché non è una... che il regolamento sia adeguato, tanto che l'anno scorso, ripeto, ha vinto Max Biaggi vincendo 10 gare con la sua Aprilia e a un certo punto sembrava veramente imprendibile, quindi evidentemente il pacchetto Aprilia Biaggi pneumatici funzionava perfettamente e quest'anno sembra che funzioni perfettamente con la Ducati. È chiaro che fa un po' più impressione che un team privato, anche se di ottimo livello, come il team Altea di Genesio Bevilacqua sia in testa al mondiale, con buone possibilità di aggiudicarselo, visti i risultati di domenica a Silverstone, piuttosto che la stessa cosa non avvenga con un team pienamente ufficiale come quello Aprilia. È stata, io non avrei evitato, ma la parola pneumatico mi fa venire in mente una cosa. Voi avete rinnovato con Pirelli, c'è evidentemente soddisfazione reciproca nella collaborazione, però diciamo che più di uno ha notato che fra Ducati e Pirelli esiste un'affinità particolare riguardo il discorso del rendimento dei pneumatici, cioè, sembrano calzare a pennello più che in tanti altri casi. Questo ovviamente io è una cosa che le dico, poi dopo può decidere di commentare o no, però diciamo così, è stato rilevato che c'è una, diciamo così, una redditività, un'ottimizzazione superiore alle attese anche di molti addetti ai lavori del binomio Pirelli-Ducati. Io non credo, anzi non credo, sono certo che non c'è nessun tipo di rapporto particolare. Credo che ogni anno lo sviluppo degli pneumatici va in una certa direzione e ci sono degli anni in cui evidentemente può adattarsi meglio a certi pacchetti piuttosto che tecnici piuttosto che ad altri. Però ripeto, guardiamo i risultati, alla fine credo che contino anche i risultati finali. In 3 anni abbiamo avuto 3 campioni del mondo su 3 moto diverse. Mi sembra che quest'anno, se non ci fossero stati alcuni inconvenienti con Max e con l'Aprilia, sarebbe stato molto più vicino a Carlos Checa, anche purtroppo per lui ha avuto un problema tecnico in gara 1 a Silverstone, se no sicuramente si sarebbe giocato il podio e quindi il gap... Cioè avremmo un gap meno... fra virgolette evidente, che è un gap che non farebbe pensare a questo tipo di ragionamenti, giusto? Per tornare su un evento che mi ha visto protagonista in negativo secondo molti appassionati, sicuramente Max, se non avesse commesso quell'errore alla variante a Monza, avrebbe vinto la gara perché era in testa ed era imprendibile, e quindi invece credo che sia arrivato poi 11°, non ricordo bene, quindi quei punti mancano. Credo anche che se Max avesse fatto il red through che gli è stato combinato per partenza anticipata, molto evidente, ad Donington, probabilmente avrebbe raccolto anche lì forse una decina di punti, e credo che oggi questi punti placherebbero ogni tipo di... Forse non la placherebbero, ma sicuramente se Max si fosse trovato dopo l'ultima gara a 5 o 6 punti dietro Checa, cosa che secondo me, considerando questi due avvenimenti sfortunati per lui, poteva essere, probabilmente ci sarebbero state meno polemiche. Le polemiche sono anche un pochettino il sale e il pepe del campionato, e ci sono sempre state, sempre ci saranno, ma io sono assolutamente convinto che la Pirelli porti pneumatici molto validi e che ci siano delle squadre, dei piloti che riescono a settare meglio le moto rispetto ad altri.